Doppio. Aspetta, mi vedi? No. Sarebbe meglio. Vengono delle cose strane. Adesso va bene. Io però no, invece non ti vedo. Vabbè. Vabbè, comunque c'è la registrazione in Al corso, comunque. posto della tua fotografia c'è il coso, il tuo simbolo, simbolo di veiente Ah, forense. ho scoperto che non è un Gorgone, è la Vatica, che è la moglie del Cerbero Etrusco, dove appunto quella lì era il simbolo del Vatica e il Vaticano prende nome da Vatica, il colle del Vaticano, dove seppellivano i morti. Hai capito? E non la moglie di Cerbero, scusa, la moglie di Caronte. Qui ci sono le cose più strane, però, porco Giuda. Aspetta un minuto, qui c'è. Guarda, stiamo registrando, dai, comincia. L'importante è che io ti vedo Staremo ed è. registrando, non potete registrare delle cazzate. Ad esempio, mi senti adesso? Ti sento benissimo, vai. Perché va come gli pare qui, insomma, eh. Vai, 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 ti sento bene. Semmai Compaiono ti. dei cuoricini, compaiono delle cose Ah, stranissime. vabbè, lascia stare, No, che ti frega. ma è segnato anche È che. registrato, comincia, Va comincia. bene. Allora, cari amici, il problema che si pone oggi, in questo momento veramente particolare, è dove con grande facilità è possibile vedere su internet un profluvio di informazioni alternative alle decisioni prese dal governo. Il problema adesso è soprattutto per i nostri amici, è quello di venire a conoscenza di retroscena della storia nazionale. Se non si conoscono i retroscena della storia nazionale, non si capisce cosa sta succedendo, anche se la questione sembra semplice, se è facile capire, come ha detto tra l'altro di recente in un suo seguitissimo video l'ingegner Carlo Negri, il quale ha ampiamente condannato le decisioni prese da questo governo. Si tratterebbe di decisioni prese utilizzando delle formule di valutazione di provenienza inglese e che, vedi caso, ci hanno dato qualcosa di molto interessante. Queste formule, queste previsioni, vedi caso, viste che vengono dall'Inghilterra, prevedevano o continuano a prevedere un'infinità di appestati e soprattutto di morti. Adesso ti vedo. Adesso ti Bene, vedo. e sto andando, vai, vai, tu che seguila. Allora, voi pensate che queste previsioni, si tratta di trovare sempre una giustificazione ai comportamenti, no? Loro non possono. Io ho più volte accusato questo regime di aver dato vita a un colpo di Stato strisciante, che è l'unico colpo di Stato che si può fare in questa epoca, perché Noi è l'abbiamo denunciato, facilmente attuabile. ricordiamo agli amici che l'abbiamo denunciato il 21 giugno del 2010 la prima volta, Va bene, cioè comunque 10 anni fa. noi continuiamo a dirlo, e c'è un video di Diego Fusaro che io ho contribuito a far girare, che descrive esattamente i risultati che questi vogliono ottenere con questo colpo di Stato, ovvero sia l'aumento della la diminuzione di libertà di azione degli italiani,
e soprattutto una serie di restrizioni che limitano enormemente le azioni anche giudiziarie contro questo regime. È quello che sta accadendo, però non è una novità per questo paese. Questo è un paese che è stato dominato da congiure, sia pure fatte sotto la parvenza di interventi da parte di partiti politici o quant'altro. Le congiure si sono continuamente verificate anche per la presenza di un altro Stato, uno Stato tirannico, uno Stato che... Monoteistico. Eh? Monoteistico. Esatto. Tra l'altro. Monolitico e monoteista, il quale incide significativamente attraverso vie traverse. Ricordiamoci che oggi abbiamo un capo dello Stato, un presunto capo dello Stato, che è un uomo voluto da questo Stato e che si comporta in proporzione. Noi vogliamo sottolineare ai nostri amici di guardare quello che sta succedendo, perché si tratta di un fatto, di una chiarezza che è esorbitante, che proprio perché sta sotto gli occhi di tutti è probabile che non si veda bene. Le apparizioni di Giuseppe Conte in televisione e in altri luoghi sono superiori alle apparizioni di Benito Mussolini. È sempre lui, c'è solo lui, parla solo lui. No, ma soprattutto decide solo lui, è lì il guaio. Allora, siccome il personaggio non è il personaggio che vuole gestire, e non potrebbe d'altronde farlo, un potere assolutista, lo fa per conto di un altro potere del tutto assolutista. E ne ho avuto la conferma in questo libro, di cui voglio leggere alcune pagine proprio adesso. È un libro che tutti dovrebbero leggere. È un libro che ho tirato fuori dalla mia biblioteca, nella quale era un po' nascosto. Io era molto tempo che lo cercavo e non riuscivo a trovarlo. Alla fine l'ho trovato, il titolo lo potete vedere qui. Corrotti e corruttori dall'Unità d'Italia alla P2, ma è riduttivo perché i corrotti e corruttori in Italia ci sono sempre stati da che esiste l'impero, ma anche prima. Del professore Sergio Turone, edito dalla Terza. È un libro di circa 400 pagine, dove le informazioni abbondano, e io voglio leggere qualcosa su un argomento che è anche molto vicino a questo. Andreotti, la mafia, la storia d'Italia. Ma mi senti? Giorgio, mi senti? Certo, benissimo. Ah, ok. In questo libretto io, come mia abitudine, metto poi dentro dei ritagli di giornali o di riviste. Qui c'è un ritaglio di Panorama degli anni 90, del 4 febbraio 1990. Riesci a vedere qualcosa? Sì, sì, la mia verità su Calvi. Questo è il figlio di Calvi e l'altro è Calvi. Sì. Cosa dice il figlio di Calvi? Non si legge. La leggo io. È pronto il libro con una tesi che farà discutere. Mio padre fu ucciso
perché era il braccio secolare del Papa e dell'Opus Dei. Ci basta? Basta, voglia. Non è che ci servisse che lo affermasse, lui, eh. Già si sapeva da un bel pezzo. Comunque l'ha detto il figlio. Un altro ritaglio di giornale che è indicativo di due cose. La prima, che di queste cose si parla, ma poi in realtà la conclusione è sempre molto relativa. E l'altra, le mezze verità di Montanelli. Stanza di Montanelli. Dove c'è scritto: perché la mafia è sempre dalla parte del vincitore. Non è vero. La mafia non è dalla parte del vincitore. La mafia è da una certa parte e vedicato quella parte lì è una parte vincente, ma non è che sta dalla parte del vincitore. Perché la mafia ha preso il potere nel settembre 1943 e l'ha gestito fino ad oggi e presumibilmente fino a domani, avendo in mano quasi tutta la magistratura, come noi ben sappiamo. Mi senti? Sento, sento, vai avanti, senti benissimo. Allora, ci leggiamo due cose. La prima riguarda niente po' di meno che Pannella. Mi segui? Il rivoluzionario non violento. Pannella divenne per la prima volta deputato con tre altri esponenti del suo partito. No, diciamo anche l'episodio che ti riguarda, che era tuo collega di corso, se mi ricordo bene, all'università, o no? Io lo conobbi al Parlamentino. Ah, sì, ecco. Al Parlamentino, alla casermetta. Lui è stato eletto col Partito Liberale. Io con la Caravella. Se questo nome per qualcuno può voler dire qualcosa. Pannella divenne per la prima volta deputato con tre altri esponenti del suo partito nelle elezioni del 1976. Fu un dato di novità in assoluto. Fino allora non era mai accaduto nella storia della Repubblica che una formazione politica nuova, non scaturita da gruppi preesistenti, riuscisse a farsi largo nel fronte degli schieramenti tradizionali. Se si sente male, dimmelo, No, no, tranquillo, vai bene. Il fatto fu tanto più significativo perché, rimasta la Democrazia Cristiana stazionaria sul 38%, coincise con un successo globale della sinistra. Il Partito Socialista Italiano tenne infatti le posizioni sul 10%, mentre la Nuova Sinistra elesse 6 parlamentari e il Partito Comunista Italiano, guidato da Enrico Berlinguer, fece un sensazionale balzo di oltre 7 punti, avvicinandosi al 35%. Negli anni successivi la DC subì ulteriori perdite elettorali, ma riuscì a conservare una posizione egemone perché a turno la sostennero le altre maggiori forze della sinistra storica, prima i comunisti, inseguendo la strategia del compromesso, poi i socialisti, sacrificando alla logica del potere immediato qualsiasi disegno di alternativa. Non è dunque vero che ciò che si sostiene in luogo comune cinico, e cioè che gli scandali non influirebbero sul comportamento dell'elettorato. Esiste certamente un voto clientelare che resta per sua natura attaccato anche ai partiti più corrotti, ed esiste un voto ingenuo
che si ripete per fede cieca, ma vi è pure un elettorato consapevole che abbandona le forze politiche più disoneste. Non è un caso se la DC dal 1948 al 1983 ha perduto un buon terzo dei propri voti. E non è un caso se il Partito Socialista Italiano oscilla sul 10-12%, mentre in tutti gli altri paesi d'Europa occidentali i socialisti sono prossimi alla maggioranza assoluta. Se nel ridimensionamento della Democrazia Cristiana gli anni 70 furono decisivi, un peso particolare giocarono le rivelazioni del 1976-77 in merito al vergognoso commercio governativo delle tangenti sull'acquisto degli aerei. Il documento più traumatizzante fu una lettera cifrata ma ugualmente incauta del 1969. L'aveva scritta dal Grand Hotel di Roma il legale della Lockheed, Roger Bixby Smith, destinatario Charles Valentine, direttore dei contratti della Lockheed in Georgia. Il legale americano informava che lo studio Lefebvre, per sventare i tentativi di corruzione inglesi e tedeschi, aveva bisogno di $120,000 per ciascuno degli Hercules venduti. Ma in quella cifra non erano comprese le somme dovute alla parte italiana, e cioè ai ministri. Infatti, la lettera scritta da Smith all'esponente della Lockheed precisava che sul denaro chiesto dalla parte italiana sarebbero presto giunte precisazioni, probabilmente da Antelope Cobbler. Leggo questa cosa perché noi di Antelope Cobbler ne abbiamo parlato anche di recente. Nel codice segreto, ma ormai non più tanto, della multinazionale americana, Antelope equivale... È stato un trappolone per l'amico Leone. Era aspetta, un trappolone misurato su misura su di lui. Non mi anticipare. Ah, scusa. Nel codice segreto, ma ormai non più tanto, della multinazionale americana, Antelope equivale a Italia e Cobbler a primo ministro. Ora, la lettera è datata 28 marzo 1969. A quell'epoca presidente del Consiglio è Mariano Rumor. È dunque Rumor il più probabile Antelope Cobbler. Se non che, osserva Camilla Cederna, sono molti a pensare che forse è un nomignolo appiccicato da sempre a un altro. In questa ipotesi l'indiziato maggiore diventa Leone, di cui è nota la solida amicizia non solo con i fratelli Lefebvre, ma anche con l'ambiguo affarista miliardario Camillo Crociani. Io voglio parlare di Crociani perché è molto tempo che non se ne parlava. Crociani si era impossessato di uno dei castelli dalle parti di San Felice Circeo e lì faceva dei festini con note attrici che venivano offerte a personaggi di rilievo della politica italiana e internazionale, e nell'atto supremo dell'amore venivano fotografati e filmati attraverso uno specchio. Crociani si era comprato quasi contemporaneamente un borgo medievale di cui adesso non mi ricordo il nome esatto, tipo Montelabro, una cosa del genere, che era a metà strada tra Campagnano di Roma e Nepi.
dove io ci sono stato con la Jeep, perché lì ci si arrivava solo con l'elicottero. Esatto. E per strada non, tra non l'altro, c'era... Tra l'altro, il ministro Forlani, che aveva una relazione con una delle donne che frequentavano quel castello, si tratta di una serie di castelli costruiti a protezione della costa dalle truppe di Napoleone. Mi senti? Ti sento ma non ti vedo più. Lo so, è sparito. Aspetta un minuto. Ecco, mi dovresti vedere adesso. Ancora no. Non mi vedi? Vai, clicca di nuovo lì. Io mi vedo in ogni caso, Ti vedi? Ma io no, però. Io mi vedo. Tu stai cliccando adesso sulla... Ecco. Tu mi vedi? No, ancora no. E niente. No, video in arrivo disattivato, mi dice qua. Perché? Vabbè, continuiamo a parlare, mi senti? Sì, sì. Il ministro Crociano, il ministro Forlani... Ecco, ecco, l'ho visto, vai. Ministro della difesa arrivava furtivo con un elicottero perché aveva una relazione con una delle caste donzelle che frequentavano gli ambienti di Crociani. Poi ho l'impressione che Crociani sia morto di qualcosa di abbastanza improbabile, diciamo così. Crociani, ben conosciuto dai signori della Lockheed, però Crociani, che alla fine della guerra non aveva un soldo, era amico pure di altri esponenti democristiani, compreso Rumor. Mi segui? Molti Sì, ti sento, vai, vai, è tutto a posto legami, adesso. soprattutto il precedente del 1968, danno credito all'ipotesi Leone. Tuttavia, nel frattempo, Leone è diventato presidente della Repubblica. È stato eletto nel dicembre 1971 con i voti determinanti dei Missini e soprattutto grazie alla Malfa che lo ha preferito a Nenni. La DC fa quadrato per il momento attorno a Leone e sia pure molto indirettamente lascia margini alla versione secondo cui Antelope Cobbler sarebbe Mariano Rumor, nella speranza di ridurre la portata dello scandalo. Fra i ministri coinvolti, quelli che le testimonianze americane additano in modo più esplicito sono Luigi Gui e Mario Tanassi, è qui che volevo arrivare. Il secondo socialdemocratico era succeduto al primo nel Ministero della Difesa. Nel marzo 1977 il Parlamento italiano, giudicando non infondati i sospetti gravanti su Gui e Tanassi, li inviò al giudizio della Corte Costituzionale. Sarebbe toccata la medesima sorte a Rumor se l'ex presidente del Consiglio non fosse stato salvato dal voto dei socialisti. Decisione che suscitò un'ondata di protesta da parte della base socialista nei confronti di Craxi, da poco giunto alla segreteria. Quanto a Leone, contro il Presidente della Repubblica fu presentata una denuncia per truffa, corruzione e altro tradimento dai deputati radicali. La commissione inquirente l'archiviò con 19 voti contro uno solo, quello del parlamentare socialista Guido Campopiano, che espresse in una memoria d'accusa il proprio convincimento sulla necessità di rinviare a giudizio della Corte Costituzionale anche Giovanni Leone.
dei due ministri inquisiti, Luigi Gui, difeso con accanita puntigliosità da Aldo Moro, fu prosciolto dall'altra corte. Di tutti i personaggi politici implicati nella giostra miliardaria dei dollari, il solo a finire condannato fu Tanassi, non protetto in quanto socialdemocratico dallo scudo crociato. A proposito di protezioni, mi sembra meriti di essere citato una frase del diario di Andreotti, che da luglio 1976 fu presidente del Consiglio per un periodo di 3 anni e che ebbe l'appoggio esterno al contrattato del Partito Comunista Italiano. Alla giornata del 29 giugno 1976 Giulio Andreotti annotava: sono invitato in San Pietro ad assistere alla messa di Paolo VI, al termine della quale il Papa mi dice: prego molto per voi e vi seguo. Il nostro reciproco lavoro ha un collegamento al vertice di ordine divino. È chiaro? Bene. Paolo VI, detto da lui, ha detto allora tutto. Perché io dico